Dopo nemmeno 24 ore dal suo annuncio, ecco che scatta il 41 bis, il cosiddetto carcere duro, per Marco Di Lauro, il superboss arrestato la settimana scorsa dopo mesi di sua latitanza. Ieri il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa in prefettura a Napoli per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha parlato della sua lotta contro la camorra. Sono stati dati colpi sostanziosi a 14 clan della città e della provincia. Altre operazioni di ripristino della legalità sono in corso d'opera. Io mi sono fatto carico la prossima volta di tornare, perché giustamente dalla provincia mi dicono ma sempre a Napoli, quindi posso già dire che è un obiettivo di riconquista di legalità di cui abbiamo discusso documentalmente al tavolo riguardo a Torre Annunziata. Il ministro non rinuncia al linguaggio colorito quando assicura che il governo è disposto a tutto pur di portare via l'ultimo paio di mutande alla camorra, 'ndrangheta e mafia, e soprattutto l'attenzione puntata alle baby gang. Parlando col parroco al Vasto, il problema è il lavoro, la dispersione scolastica e la speranza di futuro per i giovani. È l'altra faccia della medaglia, forse anche più importante. Io da ministro dell'Interno posso prevenire e reprimere. È un percorso lungo, se non cominci la battaglia mai la vinci e mai la finisci. Io penso che mafia, camorra e 'ndrangheta abbiano ben presente che hanno al governo dei nemici disposti a tutto pur di andare a portargli via anche l'ultimo paio di mutande.